Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buonasera. C'è un titolo sotto il quale Calvino voleva a un certo punto raccogliere tutti i suoi racconti brevi, ma che però poi non ha usato. Ed era Racconti di bosco e di scoglio. Il bosco nel Barone Rampante c'è. A un certo punto nel finale vedrete che se non gli scogli c'è il mare. E in questo grattacielo ci sono il bosco e il mare, perché se andate sulla serra effettivamente c'è un panorama da Barone Rampante, perché al 35° piano se soffia il vento fa esattamente il rumore dei cavalloni. A un certo punto non si riuscivano a fare le interviste e sembrava proprio di dover vedere apparire Cosimo Piovasco di Rondò da un momento all'altro. Cosimo Piovasco di Rondò nella sua incarnazione stasera nei panni di Peppe Servillo e nella riduzione, perché il bello è che Il Barone Rampante è il libro più lungo di Calvino, è oltre 300 pagine, e Calvino lo ha scritto in soli 2 mesi e mezzo, dal dicembre del 56 al febbraio del 57, uno straordinario tour de force di talento. Questa riduzione in una travolgente lettura di un'ora l'ha fatta Giulia Cogoli, quindi questa riduzione di questa sera è opera sua. E proprio in onore alla riduzione ho portato qui un esercizio di scrittura fatto da Calvino, una di quelle cose che non si fanno più e che quasi nessuno sa fare, cioè un riassunto. Calvino per la prima edizione del suo libro, nel 57 da Einaudi, ha fatto un riassunto del Barone Rampante